paganesimo. Prova a parlare, Francesco. Sì, io saluto tutti quanti gli ascoltatori. Abbiamo un po' di ritardo, ma purtroppo... Siamo in linea, purtroppo Franco si è un po' scaldato e quando Franco deve dire le sue, le dice e perde un po' la cognizione del tempo, ma noi siamo sempre grati a Franco un po' per tutto. Bene, allora, primo discorso che noi facciamo, avete sentito un po' di robe, il primo discorso che noi facciamo è il discorso della conferenza di sabato. Conferenza di sabato, stregoneria, paganesimo, politeista, stupro e pederastia. Questa conferenza sta lanciando aspettative non indifferenti. C'è persone che vengono fuori anche da fuori regione per ascoltarci, non so, io sono un po' scioccato da questo, però... io l'ordine più lontana che ho avuto da Trieste, perciò... Tu da Trieste, io ho avuto da Varese, per cui infatti, insomma, cioè siamo un po' scioccati del tempo che sta arrivando, cioè delle adesioni, delle cose che stanno arrivando, per cui... noi faremo tutto il nostro meglio, prepareremo anche la sala al meglio per quello che possiamo, cercheremo di sistemare un po' tutto, vero Francesco? Sì. E cercheremo di prepararci anche al meglio. Vi ricordo che in conferenza saranno venduti dei libri e il ricavato andrà alla radio, a Radio Gamma, per aiutare radio anche, in questo frangente. Ci saranno anche le pubblicazioni dell'istituto, quelle che saranno vendute, il ricavato andrà campagna di finanziamento alla radio. Ci saranno anche volantoni, anche brevi testi, cioè ci sarà un po' di materiale. Se poi insomma qualcuno vuole dare su iniziativa e contributo direttamente alla radio, può benissimo farlo. Certo, non si... Nessunissimo problema. Se non è obbligato a passare tramite noi, cioè se uno dice io do direttamente alla radio, lì ti c'è chi raccoglie. Insomma, possono avere qualcosa che qualcuno può gradire e nello stesso tempo aiutare la radio. Insomma, poi la radio, avete sentito benissimo la trasmissione di prima, che è diametralmente opposta alle nostre trasmissioni, pur trovando alcuni collegamenti, allacciamenti. Cioè, in questa radio c'è di tutto, è uno specchio della vita, è uno specchio del sistema sociale in cui viviamo, con le sue positività e le sue negatività. Allora Francesco, allora facciamo la conferenza, lo diciamo bene sta conferenza. Allora, a Radio Gamma 5, via Belzoni 9 a Cadoneghe, sarebbe sulla statale del Santo che da Padova porta a Castelfranco, vicino all'ex pizzeria Antico Guerriero. Il sabato 30 ottobre, cioè dopodomani, alle ore 1999, alle ore 17, e la conferenza è stregoneria, paganesimo, politeista, stupro e pederastia. Dopo la presentazione che presenterò e i concetti generali li illustrerò in maniera anche abbastanza ampia, documentandoli naturalmente, ci sarà il dibattito con i presenti, per cui se i presenti vogliono intervenire, vogliono interloquire, fanno il dibattito. Però tenete presente che io sono un apprendista stregone, cioè vivo per sfida, cioè per cui mi va benissimo che qualcuno mi sfidi, però all'interno dell'argomento e all'interno delle cose che diciamo. Cioè vorrei almeno tenerlo in quei termini, circoscriverlo in quei termini. E viene per sfidarmi, cioè non viene sempre. Le parole per un apprendista stregone non sono acqua. Cioè quello che noi diciamo, i nostri sentimenti, il nostro modo di intendere, non è una cosa tanto per dire o tanto per fare, cioè fa parte della nostra vita. Se noi vi esponiamo dei concetti, vi esponiamo un pezzo di noi stessi, e questo dovete capire. Esponiamo la nostra esperienza soprattutto, cioè la nostra ricerca. Certo. E noi non lo facciamo tanto per testimoniare o fede di un Dio che deve imporsi, ma lo facciamo in quanto appartiene al nostro percorso, al nostro vissuto. E perché noi siamo attraversati dalle tensioni della specie cui viviamo, del mondo, del pianeta, delle cose. Questo degli dèi è un affare nostro, lo sappiamo che è la nostra soggettività e sappiamo che molte persone stanno raccogliendo questa soggettività, però diciamo che non lo facciamo per divertirci, questo è. Il sommario della conferenza è la concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposta alla concezione del paganesimo politeista, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, l'essere umano cristiano oggetto di possesso, e ve lo dimostreremo, l'essere umano pagano politeista è un soggetto di diritto, e lo affermeremo, e lo dimostreremo anche logicamente, la pederastia come elemento divino nel cristianesimo, e anche questo ve lo dimostreremo, scusate un attimo, eccolo qua, e stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, con la contrapposizione fra famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia degli individui del paganesimo politeista, e poi la nostra necessità, cioè rimuovere l'orrore cristiano cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Un messaggio personale a una persona che mi ha telefonato stamattina,
L'indirizzo mail che mi hai dato era esatto, e in più era confortato da altri indirizzi a cui ho spedito il volantino. Per cui ti ringrazio di avermi telefonato stamattina, di avermi dato quella dritta e mi hai ricordato un impegno che in effetti avrei già dovuto averlo io. Grazie infinite, chi mi ha telefonato sa benissimo chi è. E devo ringraziarlo per un miliardo di altre cose, ma quello dopo è un altro discorso ancora. Scusate un attimo solo. E allora, è una cosa veramente impressionante. Bene, Francesco, se devi dire qualcosa a proposito di quello che è in mano, allora, io intanto mi preparo. Sì, visto che Claudio si deve preparare, ne colgo quell'occasione per affrontare due cosette. Allora, io ricordo, l'ho già dato dall'annuncio, che il 17 febbraio del 2000 in Campo dei Fiori a Roma ci sarà una manifestazione internazionale per ricordare il rogo di Giordano Bruno. Sarà anche un tentativo per contestare, diciamo, fra virgolette, dire a noi non piace il giubileo. Probabilmente questa manifestazione internazionale che per ricordare il rogo di Giordano Bruno verrà spostato il 19 di febbraio, che è sabato. Comunque terremo informati gli ascoltatori su questo e c'è tempo. E penso che sarà una delle poche iniziative che si potranno svolgere in periodo di giubileo, perché ultimamente la giunta romana ha addirittura vietato le vetrine dei sessi shop dove passeranno i pellegrini per il giubileo. Perciò se cominceranno a vietare le vetrine, non so a cosa si potrà arrivare quando sarà l'inaugurazione del giubileo. Ecco, un'altra cosa che volevo ricordare, che è molto più recente. Allora, domenica 14 novembre 1999, buon compleanno Milano, Shamayin Fest. Ricordiamo l'anniversario della fondazione di Milano facendo un giro in senso orario lungo l'ellisse tracciata dei Celti 2580 anni fa. Questo è un raduno che avrà inizio appunto domenica 14 novembre a Milano, il raduno è in piazza Belgioioso, alle ore 16, ed è organizzato da un gruppo milanese con orientamenti pagani, in collaborazione con un gruppo di amici milanesi. E danno una spiegazione del significato e dicono: girare in senso orario attorno a un luogo sacro comporta l'attivazione delle caratteristiche originali che gli antichi fondatori avevano dato al sito. La definizione di un luogo sacro era anticamente compiuta con narratura rituale, spesso seguita da una simile simbolica di denti, con le offerte alla dea, che era chiaramente trafitta dall'aratro. La circonvolazione che da noi proposta è una sorta di augurio di prosperità e di abbondanza per Milano. E per i partecipanti un risveglio alla fertilità e alla gioia. È interessante la circonvolazione in senso orario per tre volte del Duomo per ricollegarsi alla dea a cui è dedicato. Per chi vuole è possibile intonare dei canti durante il percorso. Praticamente l'iniziativa sarà questa: si vuole ricordare la fondazione di Milano e da pagani si tenterà di riconsacrare il Duomo di Milano al culto dell'antica dea. Non sapremo come Cardinal Martini prenderà la cosa. Ecco, io posso ricordare che alcuni soci dell'istituto domenica 14 novembre saranno a Milano. Se qualcuno si vuole aggregare, può benissimo aggregarsi e parteciperemo noi. Noi non siamo di origine celtica, però è un rituale pagano, partecipiamo sempre ben volentieri. Poi questo è un tentativo pubblico fatto a Milano, una cosa positiva. Per dare maggiori informazioni, ecco, io voglio ricordare un'altra cosa. Un gruppo di amici a cui noi dobbiamo molto, che è Primordia, hanno aperto una libreria specializzata in argomenti esoterici, magici, occulti e anche paganesimo. E vi do l'indirizzo che può essere come un punto di riferimento a Milano per chi volesse partecipare. Allora, libreria Primordia, Viale Piacenza 20, 20-135 Milano. È una libreria, perciò è sempre aperta, fanno un orario continuato, ci sono due amici, Claudio e Dario, che la seguono regolarmente, sono delle persone su cui si può anche contare, che possono dare delle buone informazioni. Do alcuni numeri telefonici. Allora, per quanto riguarda questo raduno di riconsacrazione del Duomo di Milano al culto della Dea, è telefono 02 41 22 364 o in alternativa 03 47 41 88 939. Per chi abbia una posta elettronica, l'indirizzo di posta elettronica è dell'iniziativa, parlo, è fuma@eubia.it. Chi è interessato si può far vivo e se si vuole aggregare alla comitiva che andrà giù sarà ben accolto. Il rituale comporterà una bella scarpinata, perché praticamente si farà tutto quanto l'elisse intorno al Duomo
e tenete conto che ha due raggi, praticamente era stata fondata a Milano con una dimensione di 425 metri per 340, perciò c'è una bella scarpinata da fare, e poi ci sarà la riconsacrazione del Duomo al culto della Dea. Quello che voi noterete adesso, da adesso in poi, ma anche già covava sotto la cenere, ma poi sta scoppiando, che le iniziative pagane e di paganesimi anche completamente diversi, no, cioè molto diversi dai nostri, però con lo stesso sentire, cioè con la stessa direzione, però partendo da basi culturali diverse, si stanno sempre più sviluppando, cioè stanno un po' covavano sotto la cenere, stavano un po' nascosti, però un po' alla volta stanno uscendo fuori sia con operazioni pubbliche del tipo rituali, sia con delle operazioni tipo quello di aprire librerie, tipo quello di fare delle cose anche commerciali. E questo non è dovuto al fatto che c'è un progetto o che c'è una volontà per fare questo, ma è dovuto al fatto che le linee di tensione che attraversano gli esseri umani in questo paese si sono rimesse in moto e hanno svegliato il sentire delle persone, e quelle persone che hanno già il sentire già sveglio è come se rivitalizzasse, come se dice: ma io conto, io sono importante, cioè il mio pensiero è pesante, è un pensiero importante. E di questo voi troverete proprio una diffusione a livello territoriale di piccole iniziative, piccoli gruppi. Magari qualche gruppo farà anche delle cose idiote, delle puttanate, vabbè, pagheranno per quello che faranno, non è importante, però troverete questi risvegli qua e là che cominceranno a sbocciare, ma saranno risvegli veri, cioè non è come due anni fa che tipo Digos e Chris Cheers si inventano un nemico perché vogliono un nemico. No, non è questo. Sarà effettivamente un risveglio del sentire, un risveglio del percepire, e il tentativo di tradurre questo percepire, questo sentire, in delle operazioni pratiche, in un modo di vivere, un modo di essere, un modo di rappresentarlo, e essenzialmente portarlo in giro, cioè manifestarlo. Cioè il mio pensiero non è mio perché io lo tengo nascosto, ma il mio pensiero va a misurare il mondo, e il mondo deve misurarsi col mio pensiero. E questo ne parleremo anche in conferenza sabato, anche di queste relazioni. Volevo fare l'ultimo, è una cosa un po' folcloristica, però è bella quella del concorso dei presepi pagani. Sì, vabbè. Beh, allora, è anche un'altra iniziativa. Sì, no, comunque allora dai, lo diciamo. Dai, sì, dai. Allora, i nostri amici di un gruppo pagano che si chiama Sacre Radici, allora, ha fatto questo bando di concorso, questo regolamento. L'associazione Sacre Radici bandisce un concorso per i migliori presepio pagano, concorso aperto a tutti coloro che siano interessati a questa iniziativa e quindi anche a coloro che non sono iscritti all'associazione. La denominazione del concorso è concorso presepi pagani 1999. L'iscrizione al concorso è completamente gratuita. Per presepio pagano si intende una qualsiasi composizione tridimensionale avente come tema non solo la nascita, ma anche la vita, morte e miracoli di divinità, dei, satiri, faune, sirene, eccetera, del paganesimo, a qualsiasi tradizioni esse appartengono. Può essere utilizzato qualsiasi materiale e non ci sono limiti di dimensioni. I partecipanti al concorso dovrebbero inviare almeno 5 foto che illustrano la composizione nel suo insieme e nei dettagli più importanti, essendo impossibile per lo staff di Sacre Radici visitare di persona i presepi. Le foto vanno inviate al solito indirizzo, cioè Roberto Fattore, casella postale 54, Forlì Centro, 4700 Forlì, entro il 10 gennaio 2000. Le foto non verranno restituite. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Lo staff di Sacre Radici provvederà a valutare le foto ricevute e proclamare il vincitore, che riceverà un premio simbolico. E di questo verrà data una notizia nel bollettino di mercoledì, che uscirà regolarmente. E questa è un'altra cosa ancora, ma in effetti ce ne sono anche nell'Italia centrale e meridionale, sì, di queste iniziative. Sono micro iniziative di persone che hanno svegliato il loro sentire. Ora, queste persone dicono: ma sono poche, sono 3-4 di qua, 2-3 di là, eccetera. Ma in realtà sono delle vere e proprie antenne della percezione, sì, perché quando una persona va a misurare il mondo che gli sta attorno, il mondo deve piegarsi, non piegarsi alla persona, ma deve piegare il proprio pensiero, cioè deve misurare il proprio pensiero con la persona. E se quel pensiero è un pensiero puro, cioè è un pensiero effettivamente che viene dall'intuire, dal sentire, eccetera, il mondo deve prenderne atto. E questo è un meccanismo che appartiene esclusivamente alla stregoneria e farà rinascere il paganesimo, sì, non c'è, esatto, niente da fare, insomma.
Va bene, vi ricordo solo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. A proposito, mi hanno appena dato la notizia che sembrerebbe che a Padova sono sbocciati i manifesti della conferenza, cioè sembrerebbe che siano nati un po' dal nulla. Vabbè, chi li legge avrà notizia. Allora, sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politici Teisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene, cominciamo la trasmissione di oggi, almeno siamo un po' in ritardo, ma tanto non è che i nostri radioascoltatori vanno sul minuto. Allora, nella trasmissione di oggi, come in tutte le trasmissioni che stiamo facendo fino adesso, e andremo avanti per ancora un bel po' di tempo, parliamo degli oracoli caldaici. Voglio spiegare ancora una volta che cosa sono gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici sono un insieme di frammenti che ci sono rimasti come frammenti, fatti da Giuliano il Caldeo e Giuliano il Teurgo, circa il 200, sembrerebbe il 200 dopo Cristo, però probabilmente questa è una tradizione ancora precedente, ma non è importante. Questi frammenti ci sono rimasti, sono riportati dai neoplatonici. E i neoplatonici, usando il platonismo e usando altre cose, Proclo, Giamblico, Porfirio, Plotino e tutti gli altri, hanno elaborato parte di questi oracoli e li hanno usati per il neoplatonismo. Il neoplatonismo che è stata l'ultima resistenza, chiamiamola pagana, fra virgolette, al cristianesimo. Qual è l'errore del neoplatonismo? Quello che ha fornito al cristianesimo tutta l'apparenza, tutto il gioco degli specchi con cui nascondere il suo orrore, la sua perversione, tutto il suo marciume. Bene, io do onore a Proclo, a Plotino, a Porfirio, a Giamblico per quello che loro hanno fatto per la loro battaglia, però mi riprendo gli oracoli, cioè mi riprendo gli oracoli, li riprendo dal punto di vista della stregoneria e li reinterpreto attraverso l'alterazione della percezione. Io sono il padrone dell'interpretazione degli oracoli caldaici. Chiaro questo? Perché questo? Perché è necessario riprendere il cammino di libertà, è necessario ricostruire la stregoneria, è necessario rimettere gli oracoli caldaici in un ordine pagano e non in un ordine cristiano. Ce li hanno fottuti uno dopo l'altro, Bene, vi ricordo che seguo la serie di Tonelli, circa, come si chiama? Tonelli, pubblicata dalla Burr, perché è quella che ha afferrato la mia attenzione, che mi ha detto: cerca un po' di commentare sta roba se sei capace. E siccome le sfide si affrontano, qualche volta si lasciano anche. Bene, voi vi ascoltate gli oracoli caldaici. Allora, il commento ai frammenti, siamo arrivati al frammento 116. E il frammento 116 dice: perché le cose divine non sono accessibili ai mortali che intuiscono secondo il corpo, ma quanti si affrettano verso l'alto ignudi? Questo concetto di verso l'alto ignudi c'è anche nel Vangelo di Tommaso di Didimo, cioè c'è un passo sull'essere nudi che ha un significato preciso e che non viene ripreso dai Vangeli ufficiali perché avrebbe un significato completamente diverso. Bene, vediamo il commento. Questo frammento sembra quasi una domanda che richiede una risposta. La risposta è abbastanza semplice. Il divino che ci circonda, le sue tensioni e le coscienze di sé che lo compone sono accessibili soltanto in percezione alterata. Per raggiungere la percezione alterata, mantenendo una buona disciplina soggettiva, è necessario agire costruendo il Dio che cresce dentro l'essere umano. È necessario vivere con volontà e determinazione, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. È necessario uscire dai confini della ragione, nei quali si intuisce secondo il corpo, e intuire nell'infinito intuibile che ci circonda. In quest'infinito si intuisce con la disciplina di se stessi e col potere della costruzione soggettiva. Si intuisce con le trasformazioni che si sono costruite. Si intuisce con l'atto divino che il corpo ha costruito momento dopo momento. Quando si afferma che i segreti in stregoneria non sono tali perché sono nascosti, ma sono tali perché gli esseri umani sottomessi non hanno disciplina per accedervi, si afferma che sono a portata della volontà soggettiva di ogni essere. Sta ad ogni essere delimitare la capacità di controllo della propria ragione e permettere alla propria volontà di prendere il sopravvento nell'intuire dell'intuibile. Cosa significa affrettarsi in alto ignudi? Significa liberarsi del controllo militare della ragione, che come un vestito ci avvolge e impedisce di scoprire la nostra ignoranza e la nostra incapacità di affrontare lo sconosciuto che ci circonda. Se io mi scopro incapace di affrontare lo sconosciuto che mi circonda,
immediatamente metto in atto delle strategie per ovviare a questa ignoranza. Se io mi spaccio per saputo e sapiente, mi illudo di essere in grado di comprendere il mondo, invece sono compreso nel mondo. Beh, se mi spaccio come ignorante vuol dire che mi sono arreso e che accetto il mio essere ignorante. Quando sono nudo delle certezze della ragione, allora posso organizzarmi per affrontare lo sconosciuto. Quando sono rifugiato nella descrizione della ragione, allora costruisco le illusioni della mia sapienza, mentre voglio annullare l'infinito che mi circonda. Questo significa affrettarsi verso l'alto, ignudi. E vi ricordo una cosa, fra parentesi, breve breve. Quando qualcuno vi parlerà che nel 1500-1600 che l'illuminismo fu la lotta della ragione contro l'oscurantismo, in realtà sta mentendo. Perché? Perché fu la lotta della ragione contro i fantasmi della ragione, cioè quei fantasmi che bloccavano lo sviluppo della ragione, il fantasma del Dio padrone, il fantasma del fatalismo, il fantasma del determinismo cattolico. La ragione doveva liberarsi di questi fantasmi per ampliare la sua descrizione, ma non fu una lotta della ragione contro qualcosa di diverso, fu una lotta tutta interna alla ragione, tanto per essere chiari, E passiamo al frammento 117. Salve per forza propria. Puntini, puntini, puntini. La sottomissione viene imposta agli esseri come atto di violenza proveniente dall'esterno. La via per la costruzione della libertà soggettiva, per sviluppare il Dio che cresce dentro ogni essere e che si proietta nell'infinito dei mutamenti, nasce dall'essere stesso. La via che ci proietta nell'infinito dei mutamenti la possiamo costruire da noi stessi. La libertà soggettiva non è un dono. Al massimo possiamo imitare qualcuno che per favorire la propria libertà ci espone la soluzione alle proprie tensioni e le risposte ai suoi stessi bisogni. La forza che costruisce la trasformazione della morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso nasce dall'individuo. Le azioni dell'individuo in risposta alle tensioni che da dentro di lui spingono per uscire. Le tensioni che da dentro di lui spingono per uscire guidate dalle briglie dell'anima che l'essere umano noetico regge con ferrea disciplina e intento inflessibile. Dunque, salvo per forza propria. Gli altri possono sollecitarci a camminare assieme a loro, non possono salvare noi. Chi afferma di salvarci vuole soltanto ridurci in pecore del suo gregge, mentre il padrone le porta il macello. Ricordate, Francesco l'ha ripetuto 1 miliardo di volte almeno, no, non esagerare. Noi non salviamo nessuno, arrangiatevi. E passiamo al frammento. Anche perché il salvatore non arriverà mai, nessun salvatore, perciò arrangiatevi. Se aspettate che qualcuno vi salvi, siete fregati subito fin dall'inizio. Vero, già l'impostazione. Frammento 118. Ad alcuni concesse di cogliere per apprendimento il segno della luce, altri, anche durante il sonno, fecondò della sua forza. Si può considerare il mondo che ci circonda con le coscienze di sé che in esso si muovono come un insieme potente, consapevole e determinante. Queste coscienze di sé consapevoli e determinanti agiscono rispetto alla nostra percezione come un insieme che ci spinge ad intuire e a sentire quanto in esse si muove affinché noi ne diventiamo parte. Il potere di essere di quanto ci circonda per svilupparsi favorisce lo sviluppo del potere di essere di ogni essere umano nella misura in cui incontra nelle azioni dell'essere umano elementi propri del suo stesso esistente, quando cioè quell'essere umano individua il suo corrispondente divino. Cosa succede a quest'essere umano? Cosa concede a quest'essere umano il mondo che ci circonda? Lo sorregge nelle sue sfide dell'esistenza, perché attraverso le sfide dell'esistenza trasforma se stesso e può prendere il segno della luce, nutrire l'intuire soggettivo dell'intuibile che lo circonda, affinché l'intuire di quanto lo circonda si possa nutrire dell'intuibile ricco e potente dell'intuibile soggettivo. È molto semplice. Cosa concede a quest'essere umano il mondo che ci circonda? Lo sorregge nelle sfide dell'esistenza, perché attraverso le sfide dell'esistenza trasforma se stesso e può apprendere il segno della luce, nutrire l'intuire soggettivo dell'intuibile che lo circonda, affinché l'intuire di quanto lo circonda si possa nutrire dell'intuibile ricco e potente dell'intuibile soggettivo. E questo ve lo spiegherò meglio in conferenza, se volete. Concedere
per concedersi. Non sempre l'individuo spazia col suo canto della vita il mondo che lo circonda. A volte il suo canto spazia nell'essere luminoso che cresce dentro di lui. Il sognare lo costruisce. Il sognare è intuizione dell'intuibile. Il sognare è attività per la costruzione dell'essere luminoso che cresce dentro all'essere umano. Il sognare porta l'essere umano in una landa di percezione dove si incontrano gli intuibili di esseri e tensioni diverse. In quella landa l'intuire dell'individuo si costruisce ed articola e riporta alla ragione quanto la ragione avrebbe voluto continuare ad ignorare. Nel sognare l'essere umano può esercitare la propria volontà, esattamente come nella vita quotidiana. Esercitando la propria volontà, riporta quanto ha raggiunto nella vita quotidiana. Se non riporta quanto ha acquisito nella vita quotidiana, rischierà di perdere quanto ha accumulato. Ma comunque il potere di essere di quanto lo circonda non cesserà mai di alimentare la sua forza e il suo apprendimento, almeno fin tanto che non avrà perso la speranza di costruire un Dio che rivendichi in esso i diritti della propria esistenza. Quanto ci circonda alimenta sempre il nostro esistere, sia che lo alimenti di energia vitale, intuire e sentire la nostra azione, sia che alimenti il nostro percepire all'interno del sognare. Il mondo che ci circonda chiede ad ogni essere umano di costruire il Dio che cresce dentro di lui, togliendosi dalla posizione in ginocchio in cui gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e chi pratica la superstizione vuole tenerlo. A questo frammento, che sembra abbastanza difficile come l'ho messo, in realtà è molto semplice, è la relazione dialettica che c'è nel paganesimo, cioè il soggetto è un dio, l'oggettività è formata da dei, le relazioni che il soggetto costruisce con l'oggettività formata da dei sono altrettanti dei, ma ve lo spiegherò meglio in conferenza per chi verrà, comunque in ogni caso è un leitmotiv che mi avete già spesso sentito dire. C'è una cosa che devo aggiungere. L'intervento degli dèi, qualunque siano le tensioni divine, sia gli oggetti in sé, cioè nel senso come terra, come sole, come pianeti, sia il crescere, il venerare Cerere, Venere, Giove, Apollo, Mercurio, può agire sull'essere umano soltanto nella misura in cui l'essere umano agisce. Cioè, non è che Mercurio alimenta me perché io sono bello, bravo, dolce e buono. Mercurio alimenta me perché io sto facendo un'azione, cioè siccome ho messo in moto la mia volontà e ho messo in moto l'azione di portare dei messaggi, di portare delle informazioni, di fare dei dibattiti, questo è essere Mercurio. Nella misura in cui io mi organizzo per fare questo, nella misura in cui io affronto questo, Mercurio mi sorregge. Ma se io non faccio questo, a Mercurio di me non gliene fotte un cazzo. Vorrei che fosse chiaro questo. Cioè, l'essere umano, per avere il soccorso degli dèi, per chiedere agli dèi di sorreggere il proprio cammino, deve mettere in essere le azioni. Se non mette in essere l'azione, il Dio è muto. Cioè, non so se riesco a spiegare questo concetto, Francesco. Perché, sì, perché un cristiano è un po' difficile capirlo, nel senso che loro sono sottomessi a un Dio, di conseguenza, anche se loro non si sottomettono al Dio, il Dio è talmente cattivo che li può punire e bastonare tranquillamente, e loro sono contenti di esserlo. Questo non avviene assolutamente, cioè nel senso che le divinità pagane entrano in contatto con le persone nel momento in cui le persone si attivano per recepirle. Esatto. Nel momento in cui loro non sono, le persone non vengono attivate, la divinità non si manifesterà. Di conseguenza è sempre un rapporto diretto con la divinità. E soprattutto una divinità pagana non farà mai un giudizio di tipo morale sulla persona, farà soltanto un giudizio sul tipo e sulla capacità, sull'intensità, sulla bravura della persona. Cioè, di quello che poi moralmente non gli frega assolutamente niente. Anche perché teniamo presente che gli dei nel paganesimo sono coscienze di sé. Cioè. Per cui una coscienza di sé non è che è una proiezione della mia mente, mentre il Dio cristiano, essendo una proiezione della mente del cristiano, agisce come il cristiano pensa che il Dio agirebbe. Ma gli dèi in realtà agiscono per sé, per esatto. Se stessi. Cioè, voi pensate se io proiettassi su Giove me stesso, cioè Giove esiste prima ancora che l'essere natura nascesse, cioè l'atmosfera esiste, ha messo in essere le sue strategie, le sue determinazioni, il suo modo di essere, si è trasformandosi in atmosfera, come può avere la mia mentalità? È chiaro che non posso minimamente proiettare il mio sentire a Giove, però esiste una parte di Giove che è una parte umana con la quale io posso entrare in contatto. Allora, nella misura in cui io metto in essere l'azione, Giove sorregge la mia azione, ma solo perché l'azione, perché l'azione interagisce con Giove, sì, ma no. Non perché io sono bello, bravo e buono. Cioè,
è difficile da fare. C'è una parola che può definire, una frase. I cristiani dicono io sono cristiano, i pagani dicono io sono. Non c'è bisogno di specificare cosa, cioè io sono. I cristiani senza quel cristiano non contano niente, sono delle merdacce, per usare un'espressione chiara, cioè nel senso che sono nullità di fronte a Dio e Dio li può sopprimere. Loro salvano il loro essere, cioè perdono il loro essere attribuendo la valenza cristiana. Ma un pagano non dirà mai io sono pagano, dice io sono, io mi realizzo, io faccio, al di là dell'unità di riferimento. Di conseguenza i cristiani appiccicano qualcosa sopra che violento ed è tossico alla persona, perché devono assolutamente condizionarla, ingabbiarla col discorso cristiano. I pagani questo non lo fanno, dicono io sono al di là di quello che possa fare, però io sono. Pensate alle divinità della crescita, io ho parlato di tutte le divinità della crescita che venivano prese in giro quell'imbecille, il dottore della Chiesa Cattolica, il primo. Sai, Agostino? Sì, esatto. Prendeva in giro la divinità della crescita, no? La divinità del grano, perché lui non riusciva a capire come ogni azione del grano fosse un'azione divina, sì, ed era una coscienza in sé. E diceva, bastava una divinità per tutto, no? Ma perché lui sottomette a una divinità. La divinità non si esprime nell'azione. Per cui ricordatevi bene questo. Il divino è azione, la divinità è azione. L'essere umano è un Dio nella misura in cui usa la sua volontà, usa la sua azione, sì, non nella misura in cui sta fermo. Sì, ma d'altronde è già significativo, cioè i cristiani si pongono sempre il problema di misurare qualsiasi cosa, cioè adesso si pongono di misurare quanti sono i peccati, quante sono le virtù, quanti sono i comandamenti, che c'è un Dio solo, c'è un libro sacro solo, cioè pongono sempre una misurazione di qualsiasi cosa. E poi pongono il giudizio universale, cioè nel senso che tu verrai bilanciato, verrai giudicato e le tue azioni avranno un peso rispetto a chi ha un Dio che non esiste. Cioè, quello qua significa porre chiaramente una limitazione di qualsiasi cosa. E di fronte a qualsiasi cosa nel mondo che succeda, i cristiani hanno quel problema di dire ma rientra o no nella volontà di Dio o sarà la volontà di Dio. Esatto. E di conseguenza possono dire questo è demoniaco perché devono buttare fuori qualcosa perché sono incapaci di percepirlo, di conoscerlo. I cristiani hanno questo problema ed è un problema grosso loro. Logicamente questo porterà alla loro condanna e porta alla loro follia e alla loro distruzione. I pagani non hanno questo problema perché di fronte a qualsiasi cosa del mondo sanno che le cose nel mondo avvengono perché hanno una volontà. Si porranno il problema di dire come posso usare questa cosa del mondo e come posso entrare in contatto, ma non avranno un rifiuto del mondo. Cioè, i cristiani sono abilissimi a dire diventi santo perché fai la scelta, ti tiri in cima a una colonna, ti metti dentro una grotta e di conseguenza fai la tua vita. No, questo lo dicono i cristiani. No, diventi santo perché hai ammazzato tanti nemici. Vabbè, sì. Però a un certo punto, sai, se non si fanno ammazzare, vabbè, dici mi nascondo e così via, cioè questa è la loro tecnica. Beh, basta vedere ad esempio, cioè, fanno, perché un discorso, capito, è la violenza cristiana proposta con le armi, con la forza. Un discorso è come esempio i cialtroni, tipo Padre Pio e Madre Teresa di Calcutta, che si presentano con la debolezza, in quanto cioè, cavalcano un sentimento che la gente può avere e fanno i cialtroni, fanno gli impostori. La Teresa di Calcutta vendeva anche persone, comprava e vendeva bambini. Cioè, sì, come il beato impostore Padre Pio, insomma, per essere chiari. Ma questo è un comportamento chiarissimo, cioè il come si affrontano i problemi. Allora, io parto da due fatti. Mi fermo allora con gli oracoli. Vuoi proseguire? Volevo andare a fare un altro paio veloci, dopo ti lasciavo un attimino perché praticamente mi concludo una specie di capitolato. Benissimo. Sono due veloci ancora. È il 119 ed è puntino, puntino, puntino. Forza che unisce al Dio. La forza che unisce al Dio appare come la forza di coesione fra l'essere umano e il mondo circostante. In questo caso avrebbe dovuto esserci forza che unisce agli dèi. Allora è la forza che unisce il fare dell'essere umano al fare del Dio che cresce dentro l'essere umano. La forza che porta questo a questo, qualificando l'essere umano come Dio, è volontà. Volontà non unisce l'essere umano al Dio, ma fa dell'essere umano un Dio che cammina nell'eternità dei mutamenti. Volontà unifica le tensioni dell'essere umano che tenta
di risolvere se stesso all'interno della ragione, con le intenzioni dell'essere umano che facendosi Dio alimenta l'essere luminoso che cresce in lui e che spinge per costruire se stesso nell'infinità dei mutamenti. In questo caso possiamo individuare in volontà la forza di coesione fra l'essere umano inteso come ragione e materia all'essere umano inteso come percezione e intuire del suo corpo luminoso. In questo caso possiamo indicare in volontà l'essenza dell'esistenza di ogni coscienza di sé nell'intero universo come la forza che unisce al Dio. E passiamo all'ultimo frammento di oggi, è il 120 ed è puntini 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 sottile veicolo dell'anima. In questo caso parliamo degli esseri della natura, il sottile veicolo di quanto anima è il mani. Il mani è la fonte della coscienza di sé degli esseri della natura. Il mani è portatore di possibilità di animazione della materia che, una volta animata, ha la possibilità di compattare l'energia vitale di cui è portatrice, ampliarla, compattarla per partorire il corpo luminoso. Sono i genitori o il genitore il sottile veicolo dell'anima, perché il genitore o i genitori sono i portatori della possibilità di animazione dei soggetti che da loro tentano di divenire nell'eternità dei mutamenti compattando loro stessi, prendendosi la responsabilità della propria esistenza, sovrapponendola alla necessità che li ha generati la loro volontà per poter scegliere nell'infinito dei mutamenti. Questo metodo per trasformare l'inconscio in conscio, farlo vibrare e proiettarlo consapevole di sé nell'eternità dei mutamenti, appartiene alle tecniche di sviluppo e adattamento degli esseri della natura, forse a un numero infinito di nature, ma solo a loro. Bene, in pratica il fatto che un essere venga generato appartiene soltanto agli esseri della natura. Gli spiriti non vengono generati, nascono in sé. Bene, io chiudo qui con gli oracoli caldaici e andremo avanti naturalmente ogni giovedì. Adesso lascio un attimino a Francesco che dice alcune cose e poi contiamo, attaccherò i telefoni. Adesso vorrei ricordare telefonate. La conferenza di sabato, visto che l'abbiamo annunciato all'inizio della trasmissione, se vuoi casomai ripetere l'annuncio. Allora, beh, è sabato alle ore 15 qui in Radio Gamma. No, via... ore 17. Allora, scusate, alle ore 17, sì, meglio arriverò alle 15 o alle 16. Qui in Radio Gamma, alle ore 17 in Radio Gamma, sabato, conferenza magia, stregoneria e paganesimo, stupro e pederastia. Ho aggiunto magia in più, forse. Stupro e pederastia. Meglio che difficile. Vi do appuntamento alle ore 17 in via Belzoni 9 a Cadoneghe per sabato. No, non dico altro. Ci sono tensioni per questa conferenza che stanno un po' anche travolgendoci. Comunque sta partendo, insomma. Addirittura, avevo detto prima, Padova è fiorita di manifesti, non so bene visto la bella stagione. È una cosa impressionante. Per internet stanno girando mail tutta birra, insomma è un macello, è effettivamente una cosa, non ci aspettavamo neanche noi, adesso vediamo cosa succederà sabato, magari non arriva nessuno. Vabbè, c'è parecchie persone che saranno presenti, non ti preoccupare questo. Ah no, mi preoccupo, no. Anzi meno sono meglio. facciamo una battuta, evitando così. Buttiamo lì la cosa. Io ho letto su un giornale, Padre Pio, libro inedito e quanto inteso di sangue, Roma, trovate 9 reliquie una casa. Probabilmente ha fatto un nuovo miracolo, allora io volevo lanciare un appello agli ascoltatori, state attenti che può darsi in giro per casa, vi trovate anche voi una reliquia di Padre Pio. Quando buttate la spazzatura, siete in bagno, state ben attenti, potete perdere qualche reliquia di Padre Pio se volete. State molto attenti, perciò se per il giubileo fiorissero un po' di reliquie strane, sarebbe una cosa positiva, insomma. Guardate bene nelle case, in certi posti, soprattutto prima di buttare la spazzatura, non si sa mai che ci sia dentro qualche Padre Pio anche nella spazzatura. Questa era per fare una battuta, visto che tutti quanti tendono a difendere questo impostore che era Padre Pio. Bene. Passiamo a un altro argomento, che faremo un paragone che forse qualcuno potrà sembrare un po' ardito. Vicenza, l'India. Allora, i cattolici vicentini hanno protestato perché alcuni negozi del centro hanno addobbato le vetrine per Halloween. Perché i cattolici vicentini si sono scandalizzati che a Vicenza ci fossero alcune vetrine di Halloween? Perché hanno detto c'è il pericolo che, passandola per festa, per gioco, possono passare alcuni valori pagani. sai, i cristiani sono perversi, sono malati, sono baccati, e viene da ridere a pensare a questo. Però rendetevi conto dell'assurdità in cui si arriva.
nel senso di dire che un negoziante non può fare il suo commercio, non può fare una cosa perché potrebbe porre in pericolo la fede cristiana. D'altronde la fede cristiana vacila già a fondo perché il suo Dio creatore non è mai esistito, di conseguenza non c'è problema. Ma il significato della volontà di gente di imporre agli altri neanche di poter vedere le vetrine. Cioè, non dico di partecipare a un rituale, di partecipare a qualcosa, noi cristiani ci arroghiamo il diritto di impedire a voi, ad esempio, di vetrina, una zucca invece di un crocifisso in una vetrina. Ormai cioè, anche la zucca fa paura, cioè è una cosa veramente incredibile, anche la zucca fa paura. Cioè, vabbè, che se ne sono delle zucche vuote. E questo è offensivo per le zucche, non per i cristiani. No, ma è sintomatico questo, perché finché era la zucca che non diceva niente, capisci? Andava bene. Adesso che c'è questo sentire pagano, che in effetti si sta sviluppando, allora effettivamente ogni cosa fa paura, cioè quello che prima era tollerato, che tanto non serviva, adesso diventa importante. Cioè, finché loro ti creano il mostro del pagano, poi si presenta uno e ti dice io sono pagano, cosa cambia? Adesso bisogna confrontarsi, se quello non risponde al mio canone, io ho detto solo puttanate. Esatto, sì, anche perché vengono smentiti, cioè i cristiani sono mentitori, cioè già il cristiano mentisce quando dice fa Dio creò il mondo, perciò ti puoi immaginare se spara una palla, una menzogna del genere, quante menzogne si può concedere a un cristiano di raccontare, di dire che il mondo è stato creato da un Dio? Perciò ti puoi immaginare, cioè già il cristianesimo è basato sulla menzogna, sul mentimento, sulla falsità, di conseguenza è ben facile che vengano smascherati continuamente, insomma. Allora, sì, finché no. Francesco va avanti, il numero di telefono è 049 700 700, 049 700 838. Io sono qui, potete dirmi tutte le parolacce che volete. Okay. E infatti di fianco a questa notiziola su... Sì? Sono Sonia, ciao. Dimmi, ciao. Allora, io volevo con voi parlare un attimo, voi usate molto questa parola cristianesimo, no? E personalmente credevo di avere un'idea diversa del cristianesimo, adesso mi spiego. E la differenza che trovo tra cristianesimo e cattolicesimo, no? Mm-hmm. Per me è grande, ed è questa. E cattolicesimo è tutto ciò che rappresenta la Chiesa, il clero, l'uomo, no? Ci siete? Sì, stiamo ascoltandoti, attentamente. Esatto, tutto ciò che rappresenta l'uomo, di conseguenza tutto quello che l'uomo ha fatto sopra, no? E questo lo definisce, parliamo anche adesso, no? Il Papa, Vescovi e compagnia bella, no? E secondo me chi crede al Papa, chi non so, segue questo filone, io non lo definirei tanto cristiano quanto cattolico, religioso. La differenza invece del cristianesimo, voi prima parlavate, no? Il cristiano si sente colpevole, no? Un Dio che lo punisce. È qua che trovo la differenza, perché secondo me il vero cristiano, che non è quello che si è fatto al limite insozzare da tutto quello che la Chiesa ha portato, io sto studiando storia con mio figlio e sto vedendo delle cose che la Chiesa ha sempre fatto, papi, hanno sempre sporcato l'immagine, mettiamo di Dio, no? Mettiamolo lì. Tieni presente che il Dio di cui parli è il macellaio di Sodoma e Gomorra, è quello che ha mandato il diluvio universale, è quello che ha fatto strage a Ruffa. Ma io se parli lì, poi, come lo hanno messo loro, non ci credo tanto, hai capito? Però è questo, è Dio che punisce, secondo me non esiste. Ma è un problema tuo, è un problema purtroppo del cattolico, del religioso che può credere che Dio punisce. Ma anche del cristiano, cioè se tu Ascolta, io credo fermamente che noi, cioè alla legge della causa e dell'effetto, noi siamo artefici noi stessi. Cioè, se io ricevo una punizione sarà perché ho agito. Scusa un attimo, ma l'oggetto che ti punisce è un oggetto esterno da te. Non c'è l'oggetto che mi punisce. Allora, tu come fai a ricevere una punizione se vengo tentata, non so, da una siringa e mi buco, se starò male, sarò io che mi sono creata il male. Problemi tuoi, certo. Esatto. Certamente sei tu. Non c'è della siringa. Certo, sei tu. Hai capito? Cioè, quindi io, questo Dio del cristiano, cioè io...
siccome ho toccato un po' tutte le filosofie, no, nel cristianesimo non riesco a vedere, cioè direi pertanto che è più il cattolico religioso che è quello che si fa, intottare con il Papa, con la Chiesa. Scusa, ma quali sono i testi da cui tu dici questo è un testo cristiano? Fammi il nome di un testo cristiano. Dammi delle coordinate. Cioè, tu prima hai tirato fuori Tommaso Didimo. No, un momento. No. Come l'hai tirato fuori? No, scusami un attimo. Tommaso Didimo mi è stato restituito dal deserto del Sahara. E non c'entra niente col cristianesimo. No, ma scusa, ma su Tommaso Didimo stiamo parlando del... No. No, ma l'hai letto tu, Tommaso Didimo? Io ci ho scritto un libro d'analisi, veramente. Ma scusa, di guarda cosa che parla Tommaso Didimo? Amica mia, senti un po'. Tommaso Didimo appartiene alle regioni misteriche degli adonisti. Quel Vangelo di Tommaso Didimo ha dei referenti soltanto con alcuni testi ossiriaci trovati nelle discariche di immondizia della città di Ossirico. Quello che è scritto in quel Tommaso è talmente diverso dai Vangeli ufficiali, io te lo dimostro tranquillamente. Ma io ce l'ho il libro di Tommaso Didimo, esatto. Cioè, è uno dei più belli che sì, mi piace. Questo Vangelo è finito sotto la sabbia. Sì. Tu prima di 10-15 anni fa, dopo che è stato tradotto, eccetera, non l'avresti mai avuto. Ora, non mi puoi venire a dire che da quel Vangelo che hai trovato 15 anni fa hai costruito il cristianesimo. Cioè tu devi dare... Aspetta, che lì è costruito il cristianesimo. Però tu, siccome io vi seguo da un pezzetto, ma non riesco a collocare il vostro pensiero in maniera... Cioè non è neanche facile. Infatti no? non lo collochi, perché è nostro. Ma cosa c'entra? Voi siete lì, cercate di dare i messaggi, penso certo. Che la dovete raccontare fra di voi, insomma non verreste lì, no? Mm. Quindi penso che l'interesse vostro è che qualcuno vi capisca. Beh, insomma, è un problema nostro. Dai, ma vabbè, ma scusate, cioè non ha senso. Però, Se tu mi parli di Cristianesimo, mi tiri fuori il Tommaso Didimo, io se vuoi ti regalo. Sì, ma io sul Tommaso Didimo. Però parliamo invece di. Vorrei dire, se è lo stesso Tommaso Didimo, che quindi è quel libro che tu dici, infatti, che è stato trovato. Sì, uno dei tanti, esatto, sì. Che è quello. Sì. Ci sono messaggi che non sono pagani, scusa. Sono tutti pagani. Cioè, senti, io se stai qui in radio fra 5 mesi lo leggerò quel libro la sera fra le 7 e le 8. Sì, perché o non abbiamo lo stesso libro, però... Abbiamo esattamente probabilmente lo stesso libro, perché è della Delphi, quello che uso io, per cui avrai anche tu quello della Delphi. Ma non lo so, non è tanto grosso il mio, è in bianco e nero. Non so, allora bisogna vedere, perché di Tommaso esistono tre. Esiste il Tommaso Didimo per bambini, che era quello che era già conosciuto, tipo le favoline. Poi esiste un altro di Tommaso l'Atleta, un altro Vangelo trovato sempre sotto le sabbie, e il Tommaso Didimo che è una sintesi di tutta una serie di principi che li ritrovi anche nei Vangeli ufficiali. Mentre in Tommaso Didimo vanno a costruire la libertà dell'individuo, cioè il potere di essere l'individuo, nei Vangeli ufficiali vengono usati invece per stuprare l'individuo, per distruggere, per sottometterlo. Ascolta, i Vangeli ufficiali intanto sono stati manomessi, perché sono ben 12. Ma no? Non è importante quello che sto dicendo io. Cioè, quello che sto dicendo io è che il cristianesimo è dato da quei principi. Cioè quei principi sono principi del cristianesimo. Io non mi identifico, hai capito? Perché il messaggio del Cristo non l'ha recepito nessuno. L'hanno recepito. Guarda che Wojtyla lo ha capito benissimo, tant'è che stupra i bambini. Ma dove l'ha capito? Scusa, quando lui mette in ginocchio i bambini e li costringe a pregare, ha capito perfettamente quel messaggio. Che non è, siccome il Cristo non è mai esistito, quel Gesù, sono quattro operazioni politiche. E un po' di robetta. Ascolta, se quella. Tu mi parti dal presupposto che tu non credi all'esistenza del Cristo. Ma non è mai esistito, non è che io credo. Allora spiegami una cosa. Allora tu parti da una che poi un sentire tuo, e io lo rispetto e te lo lascio. Però dove sta la certezza che il Cristo non sia esistito per te e che ci esistano gli dèi? Non è mai esistito.
Ma dove, allora, trovi questa certezza? Questo non è mai esistito, perché non è mai esistito. Ma gli dai da dove trovi che c'è? Scusa, se tu mi dici, che esiste, devi dimostrare come minimo che è esistito. Cioè devo darmi qualche prova. Non posso dimostrare, ecco. Faccio come te, no, lavoro col per mio quanto, sentito interiore. Per quanto riguardo, ma d'accordissimo. Claudio, d'accordissimo, d'accordo. Come te, non hai capito che, è questo che io dico, io delle volte sento che voi avete parole troppo pesanti, no? No, sono troppo leggere. No, sono soprattutto le tue, sono abbastanza pesanti, che però sembrano che vengano scaturiti da una rabbia. Io per esempio non ho rabbia verso il Paganelli, non me ne frega niente. Ma io non ho rabbia. Ma sì che c'hai rabbia, perché ascolta, perché ti scagli? Per esempio, perché è la costruzione del male. Ma tutto, no, ma 600, dai 600 ai miliardi, perché adesso ormai ho perso anche le cifre, di persone sono state distrutte solo per poterle mettere in ginocchio. Ma guarda che io la penso, cioè su quella che è l'istituzione ecclesiastica, penso il Vaticano, penso che ma sia... il pazzo di Nazar, quello che viene descritto come il pazzo di Nazar, il Dio davanti al quale mettono in ginocchio i bambini. Secondo me potresti anche evitarlo, perché perché sei un imbecille, vado al magistrato e gli dice tu vedrai me venire dai nuvoli, il magistrato Pino lo mette in manicomio, perché devo dare a lui qualcosa che non do un altro? Allora tu hai questo tipo di pensiero, ma scusa, e allora io potrei dire no, che tu come fai a credere a degli dèi? Ma è un problema mio. Questo è un altro discorso, perché se tu avessi ascoltato le trasmissioni un anno fa, due anni fa, io ho letto Il Crogiolo dello Stregone, ho letto Il Crogiolo del Male, Il Crogiolo dei Quattro Canti del Mondo, sono 3 anni che mi faccio un mazzo per far capire alle persone non che esistono o non esistono gli dèi, ma il discorso di libertà che porta a percepire il mondo in maniera diversa. Ma se poi tu lo ascolti da adesso, dagli oracoli, a parte che gli oracoli, ti dico la verità, io sono una che legge abbastanza, anche cose, mi occupo di antroposofia, per cui insomma sono abituata anche a letture pesanti, però gli oracoli, ti dico la verità, cioè mi sembrano un fiume di parole un po' buttate lì, che secondo me, anche se non ti piace il termine evangelico, mi sembra che la parola comunque, hai capito, vada, un po' pesata. Se per voi è così importante quella parola, forse mi sembra buttarla un po' lì, andrebbe magari spiegata, ma almeno ma spiegata, se il vostro messaggio a un certo punto deve avere un senso, perché tante volte leggi, ti dico la verità, un fiume di parole, anche con una lettura abbastanza veloce, per cui insomma, è fatto apposta negli oracoli, questo. Che non è se importante. Avessi fatto antroposofia davvero, sapresti perché viene fatto questo? No, guarda, cioè non è che io faccio antroposofia davvero, io ho col discorso che sono 7 anni che ho mio figlio alla scuola di Rudolf Steiner, bene o male, ho masticato e mastico tuttora quelli che sono, i concetti, anche attraverso pedagogia, faccio biodinamica, per cui non è che proprio mi considero a digiuno completo, però cerco di capirvi, perché, ma non perché ho bisogno, io l'ho già trovato il mio punto, no? E ti dico la verità, sono anni di ricerca e finalmente l'ho trovato e mi sento appagata e soddisfatta. Benissimo, così. Perfetto. Però cercando di fare un controllo, perché le critiche, se sono costruttive, hanno portato. No, le nostre non sono costruttive. Ecco, io non voglio ricevere il telefono in faccia come ha ricevuto qualcuno. No. Più di qualcuno lo riceverà ancora. Però è sbagliato, Claudio, sai perché? Perché secondo me se tu, accetta questa piccola provocazione, se tu in qualche modo offendi, anche l'altra volta aveva detto padre figlio fa schifo, lo ripetiamo. È un assassino, un massacro. Ma va bene se tu lo vuoi dire, dillo, però devi, ma lanci una bomba, no? Sono gli altri che la lancio la bomba. Ascolta Claudio, le schede che ti tirano indietro, ti tornano indietro, invece di buttarle giù per telefono, accettale, perché è chiaro che ci sarà qualcuno a cui vai a toccare, magari. Ma è ovvio questo. È quello che va bene. Ma sai quanti milioni di martiri che abbiamo avuto noi bruciati su Roghi? Sono tutta gente nostra. Per te la vita di chi costruisce la vita, che cos'è? Ascolta, Claudio, milioni di donne bruciate, che cosa dicono a te?
Nome del pazzo di Nazareth, in nome di un dio di merda, in nome di una chiesa che vuole il potere, a te non dice niente ste robe, non ti fa venire il fuoco dentro? No, questo mi chiede. No, sai, sì, fa, quello che mi fa rabbia, io a 13-14 anni ho detto a mia madre, guarda, io non vado più in chiesa, perché mi hanno insegnato, cioè a catechismo mi hanno fatto vedere San Francesco, io guardavo in Vaticano, Stianelli, tutte ste pompadure. Beh, anche San Francesco, anche San Francesco veramente è pessimo come santo. Ascolta, che te lo dico, io ti porto l'esperienza di una bambina che è stata allevata in un certo modo e che a un certo punto ha aperto gli occhi e ha detto Dio qui non ci può essere, e quindi ho accantonato tutto. Sì, e ma Dio non c'è, il Dio dei cristiani non c'è da nessuna parte, c'è solo nella tua fantasia. Ascolta. Va bene, dai. Io potrei dire con lo stesso principio che gli dèi sono nella tua fantasia. Se tu lo dici, sei nel giusto. Sì, cioè, esatto, quello che vorrei farvi capire è che secondo me siamo un po' nella stessa barca. No. Sì. Il problema è questo, che se tu mi neghi gli dèi non mi togli nulla a me. Ma se io tolgo il Dio dei cristiani, dico che è un assassino, un porco, io sto mettendo in discussione l'intera struttura della fede cattolica. Se tu mi togli gli dèi, c'è sempre la tua responsabilità nella vita, c'è il tuo affrontare la vita. Ascolta, della fede cattolica sì, religiosa anche, probabilmente ti potrebbero anche buttare una bombetta. Ma chi se ne frega, mi hanno già torturato per giorni, guarda. Ma a me personalmente, per esempio, non me ne frega proprio niente degli dèi. Però cerco di rispettare. No, assolutamente. Il rispetto non è sottomissione. Io non posso sottomettermi a un assassino davanti al quale vengono costretti i bambini in ginocchio. Mi fa rabbia. È illegale. Ma personalmente non mi sottometto a niente. Distrugge il sistema sociale. Come fai ad accettare delle cose del genere? No, io non mi sottometto assolutamente a niente. Lo posso assicurare. Che non mi sottometto. Però quello che volevo dirti è che tu, buttando giù il telefono a chi vuole offenderti, sì. E secondo me sbagli, perché tu offendi, accetta anche le offese, perché diventa complesso. Sono tre anni che io accetto le offese in diretta, dai, su, non diciamo queste cose. Anzi, ti dico una cosa, sai che secondo me, perché mi sono un po' allontanata anche dalla chiesa, perché la ritenevo pagana. Sì, va bene, adesso devo metterti giù il telefono però, No, ma vedi perché ti offendi? Perché c'è un'altra linea. Ma ascolta un attimo, ma scusa, è proprio perché è piena di diritti, è piena di propizi, è piena di... Sta attenta, guarda. È proprio per quello che secondo me, hai capito, c'è questa differenza tra cristianesimo e cattolicesimo, io non... Il cristianesimo è una bestialità come il cattolicesimo, tutte quante le religioni che credono in un unico Dio. Di delicatezza e di sensibilità, No, per niente. Ti saluto, ciao Francesco. Ciao. Va bene. Dicevo, pronto? Sì, dai. Ecco, ti ho messo tutte le due linee adesso. Prima di tutto la tristezza che si crea dentro il monoteismo, non solo, ma specialmente questa cosiddetta cristianità, ti crea solo tristezza. Che fa? Se mi hai dato tre linee e tre telefonate, Francesco. Ha un modo, mi senti? Sì, tranquillo. Ecco. Ti dico assolutamente proprio, stavo pensando adesso di fronte alle montagne in cui mi trovo qui a Bassano, pensare a quella religione lì è solo, ma non solo a quella, tutte le religioni monoteiste è solo tristezza, paura e schifezza che ti creano dentro. Dopo il fatto che l'altro abbia potuto portare qui e si vanta di aver portato la non violenza è solo una balla. Perché la non violenza esisteva già da 10.000 anni prima che lui la dicesse. Certo. Va bene, la non violenza proviene dall'intimo di persona, certo. Per non dire dalle filosofie orientali, certo, che sono impregnate di violenza. Ma a prescindere da questo, proprio se noi mettiamo dentro, in ognuno di noi, l'angolo della non violenza... Hai pazienza un attimo? E se uno vuole... Pronto? Mi senti? Poi diciamo che i pagani hanno una cosa, non hanno mai imposto niente a nessuno, e io non sono pagano, ma io lo dico e qui lo affermo perché mi sento dentro che il paganesimo non può aver imposto niente a nessuno. Perché? Perché non ha delle regole fisse, non è statico, è dinamico, come tutta la natura è dinamica. Scusa, sono troppo alto? Sì, ma pronto, scusami Camillo. Ancora, perché nella foga così, siccome non ti preoccupare. Io non sono in auto, fermo qui e non... Mi senti adesso? Sì, ti stiamo sentendo. Eh? Ti sentiamo Gianpaolo. Mi senti? Sì, ti sentiamo. Sì, ecco, io dicevo questo, insomma,
i portatori di tristezza, proprio adesso io mi accorgo che sono proprio quelle religioni cosiddette rivelate che ti inculcano la paura e la tristezza continuamente, anche solo le campane, se le senti suonare, veramente ti incutono dentro terrore e tristezza, non ti danno gioia. Sì, ma vedere infatti un fiore, vedere un animale, vedere la natura, fiutare magari il letame, mi dà più gioia che non sentire le campane. Scusami. Esatto. Ti rispondo subito per radio. Ciao, vi saluto. Ciao Giampaolo, ciao. Ciao. Ciao Giampaolo, grazie per queste affermazioni. Una risposta, intanto ho fatto una telefonata da Camillo che diceva che secondo lui c'è un'affermazione storica, non secondo lui, che il cristianesimo si è imposto per l'arrivo di popolazioni dal sud, cioè praticamente di extracomunitari. In realtà non è esattamente così, le migrazioni ci sono sempre state e a Roma hanno trovato delle condizioni favorevoli nella suburra, cioè dove c'era la superstizione. Questo è una cosa. Pronto? Appunto, che è quello che bisogna sempre negare. Chi parla? Radiogramma. Senta, io sono Elio Petenò da Maerne.